Il futuro di Cassa Sollievo della Sofferenza preoccupa i lavoratori che scrivono attraverso i sindacati direttamente al Vaticano. I sindacati di comune accordo e rappresentanza dunque dei lavoratori esternano la loro forte preoccupazione pur avendo verificato che gli sforzi del management di Cassa Sollievo della Sofferenza per assicurare all'ospedale un futuro all'altezza della propria tradizione e dei propri standard non sono sufficienti. Consapevoli dei grossi cambiamenti proprio in atto nel mondo della sanità, anche in base alle strutture senza fini di lucro come l'ospedale Cassa Sollievo della Sofferenza, i lavoratori preoccupati attraverso i sindacati hanno direttamente scritto alla proprietà vaticana, rivolgendosi al segretario di Stato Vaticano e alle altre articolazioni ecclesiastiche che hanno competenze specifiche per quanto riguarda l'ospedale di San Pio. L'iniziativa intrapresa è caratterizzata dalla proposta per sollecitare l'uso degli strumenti offerti dalle leggi che riguardano la crisi di impresa, nonché l'investimento economico da parte della proprietà, guardando con forte preoccupazione l'eventuale ipotesi del trasferimento della proprietà a privati, alla quale non vogliamo che vengano, dicono i sindacati, presa in considerazione, poiché verrebbe meno il carisma del santo fondatore. La finalità che ha voluto è dunque l'ospedale per alleviare la sofferenza di ogni persona e i posti di lavoro. Per questo i sindacati scrivono direttamente alle autorità vaticane e anche all'arcivescovo di Manfredonia Vieste San Giovanni Rotondo, che è il presidente dell'ospedale Cassa Sollievo della Sofferenza, affinché si possano trovare delle soluzioni immediate che non intacchino né l'assistenza ospedaliera né i posti di lavoro.